Mamma mia ragazzi, mamma mia, sto conciatissimo, sto conciatissimo e non ci sto a capire niente. Allora... Ok. Ok, boh ragazzi intanto mangio qualcosa perché non ho mangiato una sega, vi chiedo perdono ma sono stato veramente tirato oggi. Fu un po' la sigla, eh Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati Stasera ci andiamo a spaccare un po' in divisione, vediamo cosa succede Ovviamente mi dimentico sempre di mettere il logo di Esports Rivals quando sono in live Ok, allora Vediamo cosa succede stasera Tra l'altro come se non bastasse è arrivato anche il raffreddore Manca farlo apposta, vabbè allora, eh, squadra che è cambiata così, eh, andiamo a giocare, ormai è un continuo rimpalloso sotto ogni aspetto, si perde e si perde contro chiunque anche, anche su PC. Dai ragazzi fatemi sentire il vostro sostegno, dai. Quando gioco con quelli dell'Inter e del Milan sempre a San Siro devo andare a giocare ormai. Dato di fatto! Allora, metto manco le cuffie perché mi sono stancato qua di mettere le cuffie stasera. Allora, lui come gioca? Porco zio. esterni rarchissimi ma oh boh dai ci sta di uh, qua vediamo cosa fa con gli esterni ma anche se potrebbe comunque utilizzarli in maniera aggressiva intanto bevo qualcosa Ragazzi fatemi sentire che ci siete, dai! Supporta lo strano nerd che è raffreddato. <susate> Partiamo dai, vediamo cosa succede. Sganderson Sganderson, chi cazzo è? Tra l'altro un modulo che potrebbe incuriosirmi vediamo come funziona subito così Tra l'altro io mi metto in mezzo alla linea di passaggio ma la palla non la prendo mai Cioè che cazzo di possibile maggiore mai detto di darla a lui però va bene dai si sì, dai gli esterni mi rompono i coglioni ok è arrivato quel giorno dai Il giorno in cui diventerà 30 all'ora minchia come è lento madonna oh, no. <laughs> Io queste animazioni qua non le capirò mai, veramente. Nelle due, meno male che fuori, meno male che fuori. Eh, mamma mia, però, se ci mettete così tanto, per me diventa davvero difficile giocare. Oh. Fa un passaggio minchia. Vabbè, ok. Varato un blocco cannonato Ma centrocampo che cazzo succede cioè C'è tiro buggato Mi sono scordato Me sou escordado, me sou Donna mia, c'è un uomo che si mette in mezzo a solo. Sempre così sto videogioco. Boh. Ok, e niente, date, questo è il momento che io devo perdere. Allora, sai che hanno il fisico, ma ovviamente non puoi farci un cazzo. Ma tutti in marcatura preventiva vanno, va. Eh vabbè dai, aspettiamo. Magari arriva il messia, che ne sai. Niente, dai. Falla, 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 falla. Dai. Yeah. Che pallone Cristiano, mamma mia, i piedi proprio fucilati. Selezione mi culiba lì, madonna. Dai, capitano. Ok. Cioè, teoric teoricamente dovrebbe avere il centrocampo più comunque coperto. C'è un buco a centrocampo che è clamoroso. I giocatori di minchia fanno, fanno il finto intervento. Andiamo, andiamo. Andiamo, Ma Snyder mi fa incazzare proprio questo qua. Finito, eh? Ok. Yeah. Allora. Bella Simo, buonasera. Ciao James. Eh sì, sono proprio raffreddato. proprio raffreddato, ragazzi, sì. fatto un po' tardi. Ho fatto un po' tardi per questo, raga. Sono un po' raffreddato e discretamente stanco non so che cazzo ho. però non ho la febbre la telecamera forse anzi la web forse inganna un po' ho mangiato con l'imbuto quello sì. come state voi ragazzi tutto a posto? spero stiate bene io sto giocando contro una versione molto forte che ha gli esterni mi comunque cioè il senso una squadra davvero senza senso perché difensivamente non ne risenti di questo modo non me che non uso una, un modulo secondario. Mi sembra questo il suo modulo ideale. Visto che c'è gli esterni molto molto larghi. Ciao Nico, buonasera. Come stai? Vi chiedo scusa ragazzi se sto un po' così, ma abbiate pazienza, non sono al top della forma. Non so neanche se riuscirò ad andare in live dopo sul mio canale. Adesso vediamo. Cioè, vedete, proprio... Ma è una maniera che... va, eh, va. Cioè, il centrocampo mio sembra inutile. Guarda! Cioè. Bravo, Robertone, vai. Ok, perso un tempo di gioco clamoroso, eh? Niente. Mamma mia, che schifo, raga. Dai rice, dai rice, morto de sonno. Bravo. Ma fottuto, cacchio. Uuuu, uh, che legnata che gli ho dato. Vai, bella partita comunque, bella partita. Ci sta. Preme start. Allora, cioè facciamo una roba, va. Leviamo il contropiede a Ronaldo, mettiamo marcatura. Roberto Carlos che mi va a marcare Tiazzino sinistro, CLD. Marcatore, TD, CLS. Dai. Mamma mia. Mi prude anche il naso in maniera fottuta. Dicen cambiato gli esterni però, eh. Ovviamente ci abbiamo CR7 davanti, ragazzi. Eh no, eh. Però Rykard ultimamente stai proprio facendo schifo, Rikard. <coughs> e niente, va. E niente, dai, va bene così, cioè io non capisco, veramente non la capisco sta storia. Cioè i giocatori vanno avanti invece che, che prendere il pallone con l'L2, lisciano clamorosamente. E niente, siamo fermi. Non si va, dai, riproviamo ancora. E eh, bravo. E niente, lisciamo. Ovviamente la palla è irreale. C'è un centrocampo ragazzi che è tutto completamente chiuso Sì vabbè dove cazzo si è andato a prenderla C'è un centrocampo che è tutto chiuso Nonostante c'ha due o tre uomini lì in mezzo Ma che cosa vuol dire quella roba Vabbè Va benissimo lo stesso che vi devo dire Preme start il campione Infatti togliamo Snyder che mi ha già scassato. Ci mettiamo... Mia, sono tutti stanchi davanti. Ma com'è possibile? Che si stancano così facilmente. No, tiro ancora cr Dai, però gioca, brother. Dai. E niente, non preme, non, non gioca, non c'ha voglia. Ciao Mau, buonasera, caro. No, non penso di prendere lo S Nico, Nico non, lo, non lo prenderò. Non andrò a girare per Smycle, è un pacchetto troppo, troppo rischioso. C'ha gioc un giocatore forte, gli altri due per me sono scarti, e non vado neanche a investirci. Cioè, Paradossalmente mi sento più tranquillo ad andare a prendere giocatori dell'Inter, sinceramente. Smike, poi tra l'altro, raga, cioè io ho Check che è comunque un ottimo portiere, quindi non è mai per lui, non è mai per lui, però vabbè scegli tu per me. Non ti fermare se vai in marcatura, no. Niente, riesce comunque nonostante tutto. Nel mentre che tu hai fatto tutta questa animazione, lui aveva già selezionato due uomini. Non so mi. Tre assist di check. Tre assist di check, così proprio. Spazza il pallone, e gliela passa a lui. Vai così. Ci sta, va bene, va bene, dai, non è un problema. Quando riuscivo a giocare con qualcuno dell'Inter, anche all'Olimpico, ogni tanto sarà cosa buona e giusta. Perché, come siamo in questo cazzo di stadio mi sono anche un po' rotti coglioni Di giocare sempre in sto stadio qua. Io. Mi sono proprio rotti coglioni Di giocare in questo stadio qua. Ogni volta. Oh. Che non esiste. Il modulo non ha senso. Il modulo non, non c'entra niente fare i moduli. Bisogna vedere la partita come va. Basta. Che lui sia bravo non lo metto in dubbio. Però fischi avere un modulo così compatto con tre giocatori. Guardate, cioè. Vabbè, vai, dai, prendi la palla. Giocatori che non vanno, cioè, non vanno minimamente a fare quello che gli chiedo, ragazzi. È ovvio, niente, C'è cioè, la mi è bloccato. Ma che cazzo. Cambiamo, mettiamo Sheva. Devo, to devo togliere Raikard in una maniera piassa. Raikard purtroppo mi ha rotto il cazzo vuole è un giocatore inutile. Secondo me, proprio inutile. Proprio un giocatore inutile, Raikard, in difesa. Ciao Ciccio, benvenuto. Ma semplicemente non funzionano. Cioè, due o tre volte che lui è arrivato a fare il passaggio decisivo. Stavo con l'uomo davanti, proprio in posizione da chiudergli il passaggio. e passavo lo stesso, eh. Vabbè, qua. Mamma mia, come gli va la C più a questo, mei coglioni. Guarda, guarda, in 60 vanno a prendersi. Guarda, con la palla gli, gli, per forza, gli deve tornare. guarda. E lì a caso la prende colpo di tacco. Ok, invece vedete lui come fa Il portiere perfetto, eh portiere che la respinge le verso l'esterno Il portiere invece gli faceva l'assist a quello che stava arrivando E batte sempre sto pelato qua del cazzo E niente Dai, butta Madonna Ragazzi, ciao no, Cioè, guardate qua Guardate come, cazzo, trasparenti diventano i miei, guarda. Guarda, e va, lui va dritto, va. Non gliela puoi prendere, fisicamente Cruyff resiste a tutto. E vai, dai. Ci sta. Oh, lo accetto, eh. Mamma, che passaggio di merda. Eh, vabbè, dai. Niente, dai, non, non... poteva esistere questa cosa. Un altro colpo di tacco di Vieira che tra un po' minchia... Mi E eh niente, ragazzi, guarda, non gliela puoi togliere. Niente. Va bene. Niente. Palla presa, sempre presa. Mamma mia, raga. Mamma mia. E fallo signore, mannaggia tua madre, mannaggia. Oh. Va bene, dai. C'è che giocava per lui oggi. Voglio rivedere proprio questi gol. Primo tiro, lui ha fatto, primo gol ha fatto quella cazzata con Sonno ovviamente. Va bene lo stesso. Poi gli recupero la partita e ovviamente nel secondo tempo C'è che gli fa gli assist. Vabbè, dai, leva ste cazzate per favore. Dai, fammi vedere quei gol lì. Cioè, guarda qua, guarda. Ma che cazzo di intervento è quello di Curiba lì? spingo il primo manuale, gliela passa tranquillamente a quell'altro. Fa sempre così. L'altro gol è uguale, è un'altra fotocopia. Eh, è un'altra fotocopia. L'altro suo gol 3-2, guardate qua. Che marcatura è questa? Tra l'altro, tiro ancora, che gliela passa. E questo così, va bene. Dai, va bene. Ci sta, GG, va bene. Meritava lui assolutamente. Sì, Simu sì, esce. Smai col uh, Esce, Smai lunedì. Bene, dai, ci stava. Ovviamente, questo, quando devi cominciare a fare figure di merda, le, le streak proprio si, si fermano cosa deve essere un top 100 cioè, porco zio vabbè dai fortissimo che devo dire sono io quello scarso va bene ragazzi va bene andiamo alla seconda partita le cozze pelose porco sempre fuori casa ovviamente Vabbè, è, è normalità giocare sempre fuori casa sto cazzo di gioco dai dai andiamo no già sì sono sul PC ciò No, Gerard, no, escono altri due Dixon. È un pacchetto. Uh, comunque, English League. Quindi, Dixon e Mertesaker. Lasciate perdere, ragazzi. Non girate in quel pacchetto. A parte chi non ha, chi non ha un portiere uh, top e può permetterselo, magari ci sta. però nel caso, lasciate perdere. Cioè, Dixon e Mertesaker sono due aborti in questo videogioco. Eh. Ve lo dico già. Vediamo, non so. Eh, un giorno sei un campione, l'altro giorno sei un brocco. Check che gioca per gli altri. Adesso sai perché così gioca Check. Perché adesso... va. Arriva... Madonna. Che lag, ragazzi. Ma questo da dove cazzo sta giocando? Mi dispiace, io mi sono rotto i coglioni. Cioè, mi dispiace veramente tanto fare ste schifezzate. Però non segno mai da calcio d'angolo. Io butto via troppe occasioni sul calcio d'angolo. Madonna, dove cazzo sta giocando questo? Niente, questo non segna più questo. Questo non segna più. Oh. capitano che c'ha passaggio filtrante, ovviamente. È ovvio, sei libero da un'ora, ma poi. È così. Vai la Snyder, bravo! Sei sceso in campo stasera! Niente, se passa giù qua non entro stasera. Ma si vede ragazzi quanto, fa, cioè, quanto sta andando lag l'aggoso il gioco? perché il passaggio entra quando è in gioco quindi è, è proprio inutile alla causa. Che è successo? <tossi> interessa sta animazione. Niente, non gli puoi arrivare prima, cioè incredibile. Ma levati dal cazzo, starbitro del Ciao bello Bella partita Bellissima partita Molto bravo Però secondo me Ti è andato un po' di culo Sui rimpalli Guarda Cioè tutti così io prendo gol A parte che stavo guardando la chat Però io prendo solo gol così Quindi ragazzi Che parla a fare Poi muovi il portiere in manuale ve la passa Quindi cioè Io Più di così Non so cosa fare Fallo questo Eh, L'abito ovviamente non fischia Ma è giusto così la palla, gli ritorna comunque... E niente, non è mai fallo, non è mai fallo. <ride> <ride> e via. Mm. La passiamo a chi? Ma che schifo Tra l'altro come fai a giocare con quel modulo lì Con un centrocampo così Così spalancato Solo tu lo sai Pro bravo bravo Complimenti Infatti sto pensando che ormai i moduli lasciano il tempo che trovano in questo videogioco Fallo Ref Dai. Ma dai dentro! Mannaggia al crimine! Tra l'altro che sfiga, raga, cioè. Ok, dai. Non capisco sta roba, prova. E niente, ovviamente. Dunque queste sono le pratiche che devono fare i portieri: sbatterla verso l'esterno, non verso, verso l'altro giocatore. Se no, che senso apre un portiere? Se ti deve fare l'assist a questo punto. che Ronaldo è proprio diventato un cesso Ronaldo eh, chi attacca lo spazio? cioè il primo palo chi che lo attacco io? ok Rykel ormai è presso tutta tutta la mia uh, autostima autostima tutta la mia stima <ride> ciao black uh, buonasera Grazie Chef Ruffi per il ride, grazie mille, uh, ti ho fatto un gol con contropiede, lancio i Vinicius, uh, uh, diciamo gol super ti ho difeso molto bene, non dico che non meritassi gol, però ti ho, ripeto, cioè, ob siamo obiettivi, uh, Cech la poteva respingere verso il calcio d'angolo, non respingertela sui piedi due volte, Perché la, la, la prima volta in contropiede hai tirato, te l'ho parata in manuale e te l'ha data a te ancora. Sul terzo gol, ancora sulle spinte. Il primo gol è fatto con Son, col tiro, col tiro buggato, lo spiovente e va bene, cioè lì non ci puoi fare niente. Però oggettivamente erano gol che erano evitabili. Magari quella partita poteva finire anche in, pa in pareggio. Non mi pare che, cioè nel senso non ti abbia attaccato io. Il tuo portiere ha difeso molto bene. Il mio, purtroppo no. Sono... Situazioni di gioco che vanno, vanno interpretate in questo modo, per me. Poi, che, che fossi bravo, nessuno ti dice, dice il contrario, solo che la partita è stata decisa da un portiere che ti passava il pallone sulle respinte. Anche io, quando, quando faccio gol uh, stupidi, dove vedo palesemente che i miei giocatori devono andare, lo dico, eh, senza problemi. Di certo non vado a dirmi che no dai i miei sono fortissimi a prescindere cioè, io non nego che qualche volta capita anche per me che i miei giocatori abbiano l'animazione a favore però non è possibile che adesso qua tipo il gol che ha fatto lui come al solito arrivi su un'altra e uguale capito Per il resto non sta facendo vedi qua per dire l'animazione buggata perché è andato dritto per dritto e trasparente nel suolo fermava questa è una roba che non ha senso Ah, poi anche lì due o tre volte ti sono muto addosso con Raikard con Koulibaly erano trasparenti. Cioè, tu gli passavi comunque attraverso col passaggio. Non ho senso. C'è cioè. eh, istinto del gol. Cristiano. Eh? C'è istinto del gol che non funziona. Comunque fa niente. Partita passata. Sti cavoli. Guardiamo, guardiamo alla prossima. Sai quante ne ho pareggiate oggi in questo modo? E contro le serie anche molto più deboli. Ho pareggiato contro uno che ha. Praticamente, Costa Curta si è fatto l'autocall da solo. Costa Curta ultimamente sta diventando tipo. Uh, una bomba arologeria Si schianta contro, contro i difensori da solo proprio fa. Queste cose. Cioè, tu guarda la difesa di questo quanto va cannone. E niente, eh, vedi qua per dire che cazzo di senso ha che vi esca in quel modo? O uno o l'altro, eh? Vabbè, io qua dal mio centrocampo. Non ho detto di darla, ho detto di darla via. Madonna. No. Niente. Oh. Io non riesco a capire questi passaggi perché a volte decidi di darla chi cazzo vuole lui. io. Oh. Ma se gli si schianta addosso. Era per il passaggio. Magari la potevi dare di fionda piuttosto che di, di piattone, brother. Niente, adesso Raikard prende il volo, ragazzi. Adesso Raikard prende il volo, raga. Basta. Assolutamente inutile sto Cristiano. E niente. Fa fallo. Rijkaard assolutamente inutile. Difensore in una crisi clamorosa. Allora... Mm. Ma no, che cavolo ci, vabbè, mettici Bellingham va Sciva sta bene, non dove esci Dai Eh, ma il istinto del gol. Black, qual è. Il giocatore che praticamente fa gol in situazioni difficili. No, anche un po' scomposto col corpo. Però dovrebbe cercare di fare gol. A meno di prendere la porta. Era spostato di sinistro. Era spostato sull'angolo sinistro. E doveva, doveva almeno centrare la porta. Lì poi, che, che non la che non segni va bene. Che magari è difficile. Di sinistro di qua di là. Però nel senso niente ragazzi io cosa vi devo dire qua? Ma come gli ritorno? Ma che cazzo di palla? Vabbè dai, ok, va bene, gendo. Ci sta Rice. Passaggio a cannone eh, mi pare. Manuale più presa. Ok. Ok. Adesso like, lo leviamo dal cazzo, basta. Non so cioè, Abbiamo proprio scherzato. Quello adesso fa un po' di panca perché mi ha scassato proprio i coglioni. 2-1 con questo tipo di partita 2-1 con questo tipo di partita ragazzi uh, guarda posso dire che è stata una bella grappa partita ho giocato bene entrambi io ho tribolato tantissimo in difesa perché a una certa mi hai acciaccato dentro la però sei stato veramente bravo e schili molto molto bene però questa partita che ha fatto sembra, tranquillo ma ci mancherebbe altro sei stato anche tu molto molto bravo Uh, Gaspero, però uh, quello, che, quello che io non capisco, sinceramente, è come se possibile che una partita così bella come la nostra venga tutto diciamo, uh, condotto in errore. Perché se io e te giochiamo bene e facciamo una parte, facciamo dei bei gol. Uh, che poi il rimpallo, una volta ci può stare, ma fischia due gol che hai fatto te. Dove, tra l'altro, la partita l'avevo anche ripresa, quindi stavo anche battendo 2-1. Il contropiede, tu dici lì va bene. Sono usciti in manuale, mi è fottuto in contropiede, check, respinge. Eravamo in inferiorità numerica in difesa perché eravamo tutti in attacco. Gol, va bene, ma sul 3-2 è palese che te l'ha passata sui piedi, tu. Cioè, quel tiretto lì, un portiere normale, ma nella realtà prende e la respinge verso il falo di fondo. Poi, se il calcio d'angolo almeno però ti sei elevato il problema, il pericolo. Se ne creerà un altro. Esti cavoli. Però intanto tu hai fatto il tuo. Un portiere che ti fa 102 totale di è il miglior portiere del gioco in questo momento. Due errori su due azioni che ti sei creato uguali, tra l'altro, non mi sembra proprio il caso. Poi, che è la partita seguita va bene lo stesso, non mi interessa. Analizzo gli errori che anche da parte mia, cioè che se mi fossero stati a favore, l'avrei detto senza e sì, senza ma. Cioè, non mi interessa se, uh, se, se, se vinco in quel modo non mi piace però fa parte del gioco bisogna accettarlo la prossima volta speriamo di divertirci ancora di più la prossima volta che ci becchiamo e speriamo che quegli episodi non ci siano e che noi possiamo fare una partita degna di come com abbiamo giocato bene secondo me è bene il del gol la possibilità di, di indirizzare ed imprimere potenza in situazioni in cui il corpo non è messo correttamente. In questo caso era un, po era un tiro dove il corpo era messo bene e semplicemente tirato forte. Io l'ho provato in allenamento. Vedi che quando si spara alla, alla schiena fanno un tiro palombella fiacco. Ronaldo imprime potenza per indirizzarlo bene. Non significa che segna sempre... No, non dico che deve segnare sempre. Io non dico che deve segnare sempre. Deve però cercare di prendere la porta. No, 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 non dico che deve, deve aumentare la finalizzazione. Io mi ricordo che il giocatore che ha istinto del gol è quel giocatore che è, è quell'abilità che, che permette a quel giocatore di eh, imprimere potenza, eh, avere il tiro efficace anche in situazioni dove il corpo è storto. Ok, questo mi ricordavo io su istinto del gol. E infatti, comunque, ci sono state delle volte in cui Ronaldo, anche se era un po' tutto storto, la porta la prendeva. Poi lo segnavo, noi la porta la prendi. Questo dico io. Eh, aggiungimi tu, Gasper, fammi sto piacere se vuoi. Tanto lo strano nerd sono io. Sì, sì, era messo bene, ma ha maggior ragione. Se il corpo era messo bene... Io ho tirato anche il giusto. Non ho tirato una, una secca che è andata fuori dallo stadio. La, la barra era quasi a metà. Sei fuori aria, itina, secca. Devo provare. Lucia mi pare cos'è che ha... Um... Quanto ha di, di precisione più debole? Allora, ha ah, eh, frequenza più debole raramente, precisione più debole molto alta, cioè non è proprio bassa. Bassa la sua finalizzazione, cioè eh, per quanto riguarda anche la precisione del tiro. Quindi, cioè, almeno la porta lì la prendi. Poi, se la para va bene, se va il portiere, però insomma, devi, devi, devi prendere la porta lì proprio non l'ha centrata la porta. Eh. E poi, se il tiro fosse stato. Troppo forte, la palla finiva veramente fuori di tanto. È andata fuori di poco, c'è andata era rasoterra quasi il tiro, eh. Sì, e di finalizzazione ti sto dicendo che comunque Ronaldo di finalizzazione il mio c'ha 92. Non è poco poco. Comunque, vabbè, fa niente, sono, sono pensieri miei, cioè va, va bene lo stesso. E il, il gol bello è stato di questo giocatore qua che c ha, c ha finalizzazione 65, ha fatto quel tiro di collo secco e l'ha mandata all'angolino. E meno male che mi ha fatto quel gol perché avrei anche pareggiato la partita di prima. La mia streak in questo momento è negativa, è pareggite. Questa, poi c'è. Uh, le sconfitte la serie di sconfitte poi c'è la serie di pareggi e poi c'è la serie di vittorie è ciclica la cosa continua a far sempre così solo che su, su PC eh, sono mesi che non torno in divisione 1 fammi levare questo RaiCard che mi ha stancato chi è che ho come sviluppo vai gioca a te sei free sei nuovo dai vediamo un po' Con tanta velocità ci sta Andiamo, dai, andiamo alla prossima. Comunque, riuscite a arrivare a decisione? con sono sul PC è davvero tosta. Mazza, che naso, raga. Comunque, ma guarda qua. Cioè, è clamoroso. Raffreddato come, come. Tutto il giorno che starnutisco, eh? È tutto il giorno. Mi sono provato la febbre, non ho una sega. Questa mi sa tanto di sniperata, eh? Ve lo dico. Sempre fuori casa, è il momento in cui tu devi soffrire fuori casa, punto. E noi soffriremo. Finalizzazione 65 e segna, infatti. Esco comunque bustatissimo, veramente. Ma che gol ha fatto, l'hai visto, tra l'altro. Grazie, Gaspero. Dopo ti aggiungo volentieri. Cioè, che gol ha fatto? Ha fatto un gol clamoroso. Eh. Già vedo Bergomi. E Bergomi è un dito nel culo. Veramente, gioco gli esterni. Ma me lo sentivo, guardi, io me lo sentivo che giocavo con gli esterni sto ragazzo. Vabbè, dai... Parchi Gisù, Park Gisù trequartista così basso. Come fai il trequartista così basso? Ma che modulo è? Ma che? Vabbè, non so, forse l'ho alzato un po' troppo. Rice, eh. non deve stare così alto. E come fa a fare il trequartista? L'hai visto dove gioca? Cioè, guardalo, Cioè, guarda il suo park trequartista così laterale. Ma io non l'ho mai vista una roba del genere. Mai vista una roba del genere. E poi bisogna, voglio capire se effettivamente funziona. Perché sono veramente curioso. Perché se funziona a sto modulo va bene tutto. Va bene tutto, va bene tutto. Alzo le mani. È quasi, è quasi mediano tre quartisti, ma che okay, è un bug del gioco. Ma com'è possibile? Vabbè. Ma poi giochiamo o no? Perché... Dai, almeno siamo all'Olimpico, tu dici. Dai, 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 andiamo a giocare, dai! Ah, ricco. Ri mi è scritto anche su YouTube, ma è scritto, ho visto. Sotto nei commenti. Ciao. Vediamo di giocare questa partita al meglio contro una squadra un po' particolare che però vedo che funziona, visto che è la top 1000. Cioè, vedete, poca, poca gente. Poca gente. in divisione 1 in questo momento su PC, vedo, eh. Mi devo capitare che non sono maglietta rossa. Vai. Dai frate gioca, mamma mia. Mamma mia, se ne vedono di ogni ormai sto gioco, mamma mia. Ok. Ho più sbagliato io. Grande Robby, bravo Carlos, così si fa. No, se passava sto problema qua me ne andavo. Bravo, cazzo. Ma dove passi? Stai calmo, Genna. Stai calmo. cazzo l'ha passata clamorosissimo proprio fa cosa sto videogame che no niente oh. ok ma cosa non va veramente oh. Dove vai Rice? Bravo Roby, con la tigna proprio! Calcio d'angolo, dai! Dai 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 Non deve battere lui Facciamo battere no Snyder Snyder Allora Commonto se mi fa schifo quella la tech No vabbè rice 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 ma CR che tronco fulminante bravo minchia che cazzo è bravo Marchignos bravissimo e ovviamente siamo fermi dai E andiamo! E andiamo! Ok. Autoblocks. E via, un altro bel lancio lunghissimo. Tia sul primo diamine, Genna, sei un coglione. Ah. Fa schifo fa sta non mi interessa, oh, affanculo. Ok, l'importante è avgli la passata così. Sì, ma decidetevi, ma cos'è sta merda? Donna Ronaldo, Dio! Ragazzi, non so cosa dire, cioè... Qua gioco con Park G-Sung, tre quartista laterale. È fortissimo. Ciao Rio. Non male, non male. Eh, lo so ragazzi, ma che è fortissimo. Park è troppo forte. <ride> sì, Park è fortissimo, ragazzi. Tra l'altro, il game è lentissimo. come lo sta giocando, Park. Non, uh, Hernandez, difensore centrale. Ormai si fa tutto su questo gioco. Si può fare qualsiasi cosa. Mettere passive. Uh, moduli. Tatti, non sai cazzo Si fa fatica a giocare pure contro Fernandez, Hernandez uscito sta settimana che difensivamente è nullo. Non lo passi comunque. Vabbè. I miei giocatori non hanno un fisico, ragazzi. Devo dire. Vabbè, continua a vedere questa animazione che non serve a niente. Non è realismo, mai realismo nella mia vita. E fanno vedere questa animazione qui che si lamenta il portiere chissà di che cosa stava facendo poi. Niente dai. Mamma come lagga sta partita, porco demonio. E daje che sberla sotto al set Bravo Cristiano Dai Rice Dai E niente Ti ha recuperato questo da dietro Proprio da solo C più a cannone Quella roba lì Minchia, ora che parte il mio, porca puttana. Dai. No, ma Snyder non serve a niente. Rice è lentissimo, raga. Rice è lentissimo. Vabbè, appena lo tocchi è fallo. Cioè, appena lo tocchi arriva Roberto Carlos arbitro. Subito. Fottiti. è, è fallo a prescindere proprio. Dai, vediamo che cazzo... Si è bloccato proprio, Jack. Cioè. Sposto il portiere, il portiere si è bloccato. Vabbè, ci sta. Bel gol. Ma che cazzo... Basta, eh. Basta. stai calmo. Fa niente. Dove cazzo è passato? Ma che in realtà è questa? Ma che in realtà è? Cioè, quattro uomini miei è passato comunque. Snyder purtroppo è una merda. Fai tornare il capitano al centro, va per favore. Uh, Vieni qua. Basta, non può giocare qua. Ma che cazzo di formazione, Dio. Game tutti marcio ormai sono. No, è lentissimo, Rice. Grazie mille, Dav, per 8, per il follow, benvenuto. Troppo è eh, lento, lento veramente, ragazzi, Rice. Dovrebbe giocare mediano secondo me. Potrebbe giocare soltanto mediano quel giocatore lì. Metterlo CC è rischiosissimo perché non recupera la sega. Lì, vicino a uno come, come virà, ci vuole uno veloce con i piedi. Ok, bravo a difendere, veloce con i piedi. Cioè Kanté è il migliore, secondo me, da metterci a fianco. Perché corre, è buggato. Modric. Insomma, ci sono giocatori che sono veramente forti, eh. Che poi tante volte Vira può anche giocare da solo, cioè. Eh, a me ci mette un sacco di tempo a girarsi. Troppo tempo, capite, cioè, io. Vediamo quanto dura questo vantaggio. Cioè, Ronaldo segna sempre, comunque, indipendentemente da tutto. Ronny segna e, e va bene, cioè, però fischia. Il, il game è davvero troppo particolare. Sto videogioco, ragazzi. Niente. Ah, fancuore, Gen Ma che cazzo. Non hanno una, non hanno una CPU i miei, raga. Non hanno una CPU. È passato un centimetro quel giocatore lì. Non l'ha presa. <ride> Prova a tirare una legnata Eh, micchia. Casualmente, eh videogioco ragazzi eh mo qua che cavolo metto Vai, metti Bellingham uh... Killian Pempe di qua togli Ronaldo e metti sempre lui ce la faccio fare un altro cambio oh, si, sì. boh, dai. dai per dire Kamavinga ci potrebbe stare vicino a Rice, Rice mediano Kamavinga vicino Rice a ragù, <ride> no, non fa un cagare Rice. Con l'incontrista, secondo me è migliore. Quello dei contratti mirati dell'anno scorso, rimane comunque uno dei giocatori più forti che hanno fatto i Rice. Il problema sta che è un giocatore un po' così nel senso è lento, veramente troppo lento per fare il CC onnipresente. E questo è un peccato. Dovrei provarlo mediano, ma perché devo togliere vera per provarlo mediano, ragazzi? Cioè, nel senso. C'è con... C'è con un. Mamma com'è lento. Oh, madonna, gli ho dato il portiere! No, ragazzi, sta cosa qua deve essere risolta. Mi fa troppo schifo sta storia. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io. Così, corpo storto. Chi è che lo marca qua? Ma dov'è Costa Curta? Bello. Bellissimo, cazzo. Peccato. Bella azione. Non era neanche fuori gioco. Non era neanche fuori gioco. Ha fatto un'azione pazzesca ha fatto. Ma dov'è Costa Curta comunque? Falaref. Fammi continuare, infame. Assolutamente no, non batterai mai una punizione te. Cosa ho preso. <ride> Signor Arbitro. Signor Arbitro. Fallo, niente. GG ah no niente GG si continua eh? grande signor arbitro complimenti bella partita tripletta di Cristiano È in difesa sempre la solita merdata sempre perché io ho appena tolto il bellingham mirato che usavo comunque da trequartista per il poto beh. il poto è fortissimo il poto è allora il, il poto ciao cobra buonasera Uh, Bellingham l'ho trovato, trovato su Playstation che non mi serve a niente perché perché c'è lo Showtime <coughs> sicuramente quello Potus sarà molto molto interessante questa settimana però penso che alla lunga mi insega è comunque stato top 200 e, e comunque diciamo che alla fine della fiera Bellingham è forte in qualsiasi versione c'è poco da dire lo Showtime è, è la punta di diamante, è quella versione più forte che hanno fatto, stazza la mano. Poi sotto c'è questo Potv qua, poi c'è quello che faceva 99 in game, che comunque era, era uscito mi pare verso settembre, ottobre, non mi ricordo. E, e poi c'è l'Onipresente, l'Onipresente è una carta molto interessante se gli si mettono le abilità giuste. Perché io lo volevo trovare qua? Perché io lo volevo mettere a posto di Snyder. Eh. Bellingham fa tutto. Bellingham difende anche. Paradossalmente, ragazzi. Quindi, è un peccato non averlo trovato. Questo Bellingham è forte, ma non è uguale agli altri. Ha più controllo corpo degli altri, quello sicuramente, però ha poca finalizzazione. Allora, <coughs> spiace per Rice, ma io lo tolgo e ci metto Kamavinga. È più forte oggettivamente. Poi c'è un tornare lui qua. Questo lo togliamo. E ci mettiamo Neymar a destra, che va bene. Uguale c'è tanto skill lo stesso. Totti al centrocampo. Peccato per lui che c'è il piede quadrato. Boh. Così dai, andiamo ragazzi. Facciamoci un'altra. E vediamo cosa succede. Io stavo pensando di usare Bellingham Potow quando ha lettera AB e quello mirato quando è lettera C. Beh, ci, ci può stare. Dipende poi come... Cioè, Bellingham con tratto mirato comunque non è trequartista. Secondo me è più un CC perché difende meglio. Io gli metterei anche scivolata, marcatore a quel giocatore lì. Se soltanto ce l'avessi lo metterei anche io qua. E sono diversi, fanno movimenti completamente diversi. Sia Bellingham... Podvu, che è più trequartista, che può attaccare la porta e può anche segnare. Il Belling, che un contratto minato, invece è più un giocatore da, da centrocampo, insomma, da, da fase difensiva e da fase di impostazione. Io ho finito anche la coca. Aspettiamo l'avversario, che poi vado un attimo in bagno, che devo fare una, una caffonata. Devo cambiare l'acqua da rubinetto. Sempre se troviamo l'avversario. Anche se la trequartista con il comportamento offensivo basso, col bene camminato, la trequartista si inseriva bene. Poco, non è, non è uguale agli altri. Fidati, eh, quello, anche soltanto quello potudi che è uscito ieri è fortissimo. Molto più forte nell'inserimento. Sì, 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 dovrebbe segnarti di più. Sì, sì, assolutamente. Allora, ragazzi, visto che ha. Uh... Ho annullato il matchmaking. Vado un attimo a cambiare la corbinata, arrivo. Eh, fatemi un attimo così. Arrivo ragazzi. Ok, andiamocene a fare un'altra e vediamo cosa succede. Comunque, uh, Rice purtroppo bocciato non è quel tipo di giocatore che mi aspettavo. Peccato veramente, peccato veramente. Secondo me è un'altra occasione sprecata. La facevi mediano, era top. 2021 Non mi ricordo che versione fosse. Oh, lo trovi l'avversario o sono tutti in vacanza? Secondo matchmaking a vuoto, eh. Consecutivo. È un ibrido, doveva essere in contrista e con 80 di velocità sarebbe stato tranquillamente in campo anche ad altri livelli, Probabile. Probabile. Purtroppo non, fatto, non, non, non gli hanno fatto quel pizzico in più di velocità che, che gli permetteva di muoversi, poi c'ha veramente troppo poco controllo corpo che si gira in un quarto d'ora e ci vuole un po' di, di, di dinamismo anche a centrocampo e lui purtroppo non ne ha. se lo metti mediano. Gli metti istruzione difensivo è vicino. Gli metti Kamavinga, un tra le linee Modric, Kanté. Ma se gli metti già vicino uno, come Vierà? È un centrocampo fisico, sì, ma lento, veramente troppo lento. Eh, non si può giocare ad altri livelli con due giocatori che magari sono forti fisicamente, ma sono lenti. No, ragazzi, non ho fatto ancora. Accesso gli I presenti devono essere veloci per passare a tornare a concordo cioè, a quel punto è meglio Bellingham. Bellingham Potu è comunque interessante. Ma sai che anche il nuovo, io lo proverei a mettere a, a centrocampo Black. Io lo metterei CC. Per me rende bene a centrocampo Bellingham. Eh, se gli devo mettere a difensivo. gli piazzo un collante, certo. Beh, che io anche col collante gli metto l'istruzione gli metto difensiva. Sì, sì, me l'avevi detto ieri. Sì, sì. Niente, ragazzi, non riusciamo a giocare una partita, è clamorosa sta cosa. È clamorosa. Eh, però c'ha anche aggressività, eh. C'ha tanta aggressività quello nuovo. C'ha tanta aggressività, mi pare 84-85. E poi comunque le statistiche difensive non fanno schifo. Tenete conto che comunque lui è bello, è bello piazzato, è bello grosso in game. Quindi. Secondo me la CC potrebbe addirittura rendere meglio. Però è un test. Sarebbe un test da fare. Magari lo faccio dopo su PlayStation. Ma non credo. Tra l'altro, ragazzi, non so neanche se ce la faccio da su PlayStation. Non sto benissimo. Oh, sempre se vuoi farci trovare un avversario stasera mi, mi farebbe tanto piacere. Oh, abbiamo trovato. Taglie, vediamo. Che becchiamo un divisione 3. Finalmente in casa è proprio un miracolo divino. Che siamo in casa, un miracolo divino. Comunque, Guardiola mi sa che è pure forma fisica normale, vero? Ho rispolverato Ribéry nel frattempo, sì, l'avevo letto, l'avevo letto che avevi rispolverato Ribéry Gli devo mettere il controllo. Tu dici, metti il controllo di suola, Black. forse così devo giocare secondo te conviene mettergli il controllo di suola? mi pare lui abbia sia l'elastico il doppio tocco se mette metti il controllo di suola è a posto te che dici? comunque Arnaldo non voglio dire ma 115 gol in 82 partite non sono poche eh? non sono veramente poche minchia Vinicius perché veniciu su 72? Ma che squadra è? Ah, Pellegrini, giocatore di chiave CC, vai. dici eh? No, allora dopo gliela metto qua, dai. Vediamo se ho un controllo di suola. E vediamo se magari viene di più anche su PlayStation. Potrei. No, metti, ma cos'è sta roba? Allora è la, la, la manetta rossa. Ma porca puttana. Fallo. <ride> non ha dato il vantaggio stavolta. È un gioco che capisce tantissimo di calcio questo, eh. non dovevo fare quello scambio con, uh, con CR7, dovevo tirare lì buono buono va bene non fa niente, non fa niente Ok. Colibali sovrastato di testa da Neymar. Booster. Ode Santos. Vai così. Bravo CR. Bravo. Lì. Sì. Bella. Bravo CR7 con l'assist decisivo. Ho sbagliato io. Allora gioco una vinga adesso. C'è più... Era bellissimo. Ha fatto un passaggio Roberto Carros che era una delizia, raga. Ma cosa cazzo è successo? Che movimento ha fatto CR7, ragazzi? È attato in mezzo. Era pressato, eh. Era pressato, ci stava. La porta l'ha presa. Porco demonio. Bravo, zio, come la vinga. Mamma mia. No, che sfiga, Volevo provare a tirare. Va bene, va bene, bravo. Bravo, Roberto Carlos. Bella diagonale difensiva. C'è cioè, rigore netto proprio. Questo è fallo. <ride> fate finta di niente cazzo. No, ma dai. Minchia, Carlos, ma che è sta cafonata? Proprio gli è mancato... Gli è man... Qui in questo... Qui in questo caso gli è mancata la CPU, ragazzi. A, a, a Ribery gli è mancata la CPU, raga. Io qua avevo premuto proprio l'L2 in quel momento lì, capito? Ma com'è possibile che fai sta cazzata? Bravo. Eh, niente. <ride> Devo fargliene un altro per forza. Dai, CR Dai, sì, che script. Vai così. Vai, 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 va bene lo stesso. Grande CR. Uff. E niente. bel gol. gol. Ci sto. Devo ancora capire se è possibile che quando vai lì a, a mettergli l'uomo davanti. La palla, passi lo stesso. Questo devo ancora capirlo io. Ah. Niente. Il mio centrocampo è vuoto che c'ha tre uomini di... tutti attaccati uno vicino all'altro. Lui c'ha due centrocampisti centrali, lì, eh. Occhio, Madonna mia. All'improvviso si riascendono le speranze. All'improvviso centrocampo distrutto ma che cazzo fa che mi venga così in alto <ride> e niente giocatori bloccati ormai e eh, passa passa certo bello questo lancio non voluto qua la palla non è per C7 ma è per Totti vai l avevo premuto supercasa e non me l'ha preso l'hictum muro 2-1 partita riaperta giusto così <ride> Ciao Ruben Sniper, sniper, tutto sniper Tutto sniper Quando mi vedete così vuol dire che sono da PC Sì Quindi potete sniper, no scherzo Che cazzo sniper? Sei già in divisione 1 top 10 te. Quindi evite di sniperare che se no Già sono in difficoltà Bravo, vai Camavingone! E niente, dai, un bel passaggio di destro, lento come la morte. Bastoni ragazzi, guardate i bastoni, eh? Questo è rosso, eh. Questo è rosso, eh? Da dietro senza motivo! Dovrà prenderne uno di rosso. No? Un altro bel giallo? Sì, dai. Che schifo. Sono tutti messi male col corpo. Sti infami del cazzo. Ma che fallo? Ma lei era... è Ma uno stronzo. Ma che fallo è? Ha tirato comunque. Lui aveva tirato. Eh. Che arbitri di merda sta videogioco. Ma porco zio! Non ho preso il super cancel, non ho preso. Vabbè. Madonna ragazzi. Niente. <ride> o gli stai un centimetro dal pallone ma non gliela poi prende. Oh. sta palletta brother e A CR per favore capitano dai vai fuori vai fuori assolutamente vai fuori Bravo, così si fa. Così si fa. <coughs> Tappetino rosso. Eh no, no. Fa un cuore <ride> Fa un cuore cavolo Ruben Ciao Salvo Maledizione Maledizione Lui è lo sniper Non ho manco Non ho manco mangiato bene ragazzi. Tutto l'imbuto fatto Che giornata oggi ho. Come stai Salvo tutto a posto? ma riuscivo a capire cosa sta facendo questo ragazzo ma ti sennai però io minchia provo archi no vi prego o sta provando a lo sappiamo lo sto provando a citare anche perché voglio vedere cosa sta facendo cioè se uno fa tutti quei falli e poi prova a cambiare la formazione 50 volte non ha molto senso Tanto la partita la stai buttando via te. E invece continua, ragazzi. Non molla fino alla fine. Dai. Tutta l'attacco. Quindi lui si è, si è fatto male da solo. Perché cominciamo a far farfalle a cannone sul 2-1. Cosa che secondo me non aveva senso. E poi dopo si è. Ha provato, ha provato ancora a giocare. Nonostante tu si è fatto del male da solo. E continua. E Ovviamente il pallone passa attraverso le gambe di Jude Bellingham bello Roberto Carlos tutto da solo giocatori intorno a me che non si fanno vedere vai andiamo avanti Ref! Mamma mia che arbitri degni veramente di un, vabbè lasciamo perdere, va. <ride> Ma smetti di dare i gialli, dagli i rossi! Ma sei tratto per i gialli, giapponese! Devi dare un altro giallo, eh. Tutto in tasca. C'è tutto in taschino qua. Già giallo, rosso, tutto. Dai, spostati ancora dall'altra parte. Tanto farà così sicuro, eh. No, c'è la che era già al massimo. Non me ne ero accorto. Vabbè, sti cazzi. Ora oh, non molla, cioè. Ma che rispetto! Sì, che belle queste animazioni, tutte goffe come la fame. Che gran gioco! Roberto Carlos ovunque! Grandissimo! Vai, gioca! Sei minuti di recupero! Che fa? Attenzione, preme start. Preme start portando la palla fuori, occhio. Occhio, eh. Eh, Rossi sì, quando lo metteranno come allenatore sarà sempre troppo tardi. No, l'ho letto dopo, derky, sorry. Adesso voglio capire soltanto cosa sta facendo sto ragazzo perché... Mm. Puzza leggermente sta cosa. Sta male secondo me proprio in crisi mistica. La CPU automatica raga, <ride> la CPU automatica proprio, da smettere questa animazione di merda. Occhio quando. A quando vi trovate contro sto coglione. Occhio quando vi trovate contro sto coglione qua. Scarso come pochi, ragazzi. Certo. C'è un motivo se è divisione 3, divisione 2, sto qua che, che è scarsissimo, ragazzi. Scarsissimo, veramente scarsissimo. The Turk. Casualmente o... Oh, cioè, se andiamo a guardare effettivamente nel complesso quanta gente fa queste cose, l'80% sono tutti loro. Sono tutti proprio scarsi, ma tantissimo. Veramente scarsi tantissimo. <ride> Cioè è una cosa incredibile oh. Incredibile oh. Grande Max eh, Se su PC becchi uno Col Nick Ronaldinho E va in vantaggio Alza la palla col portiere difensore da... E dalla di testa Tutto perché Apro e chiuso parentesi Ronaldinho Va bene no 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 non parlo di quello ci mancherebbe altro io mai nella vita dire una cosa del genere anzi assolutamente no però è un dato di fatto non me lo sto inventando io no no io anche di socio alla grande mai stato quel tipo di persona e mai lo sarò anzi anzi proprio ho amici anche di colore ma veramente amici di, di, da una vita ci mancherebbe altro non è quello il fatto anzi sto parlando della questione che loro, loro hanno questa cosa che se perdono devono cittare fa schifo, non lo sapevo se era già capito eh. non so se già verso il 60... quando cominciava a fare scivolate e a premere start secondo me si stava già preparando tutto quello che non so come funziona perché io non, non ho mai fatto una roba del genere e mai la farò anche questa non so come funzioni quindi immagino stesse facendo proprio la sua cafonata per poter poi arrivare a questo Arriva l'ultimo secondo dove la partita te la dà nulla. Quindi lui non ha perso niente, io non ho vinto la partita e continua così fino a quando non le vince tutte. No, 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 nulla. Nulla, Black. Tipo, chi tipo stai bici quando il globo cade Arriva freddo? Io qualche volta con loro C'ho anche litigato, eh. Ci ho anche litigato perché mi portavano roba di, di, di un'altra persona. Figa, ma che cazzo vuoi? Ma fai le cose fatte bene. Stai lavorando e sta lavoro l'hai scelto tu. Non ti incazzare con me portami le cose che io ho chiesto. Non che tu ti sei inventato. Ma no, addirittura lui voleva, voleva che io mi prendessi quella alfa: prenditela, ma che cazzo prendo? Ehi, scemo la porti indietro e me le porti altre. Se no, io lo faccio segnalazione. E nonostante, città è divisione 2. Sto coglione, capito. <ride> per essere un cheater, e pure divisione 2 massimo, pensa che pena che mi fa, che pena che mi fa, ragazzi. Ma poi che cosa hai risolto? Che tu abbia citato: cos'è che hai risolto? Non hai risolto niente. Tu non sei forte, sei scarso, non hai nessuna consapevolezza, hai semplicemente fatto, fatto hai annullato la partita dove il tuo verso lo stava vincendo meritatamente. Cioè, per me è questa la situazione che su, tra l'altro su PC è clamoroso come questa cosa sia. Aspetta, mi è una roba. Come questa roba sia davvero evidente che nonostante io ci ho attivo anche il sistema di nuovo, eh. Io ci ho attivo il sistema de nuvo e non serve a un cazzo. Perché questi qua trovano sempre. Trovano sempre uh, le scamotage trovano. cazzo dici? Minchia, per vero. Ho intanto i passaggi di prima, Vabbè, ci potrebbe stare fammi vedere che abilità c'ha agire di e spirito combattivo passato filtrante ce c'era già quindi lo, no lo completo fondamentalmente più tocco elastico ci sta completalo vai dai dentro con il neymar che tanto è una merda ok adesso Riperici ha passaggio di prima. Spiego come ti a salire. A all'istante istante e controllo i suoi. Ma la l'anno Quindi va E niente, ragazzi. Già panchinato l'ice, Purtroppo, un mezzo bidone. Non è che mezzo bidone deve giocare mediano. È sinceramente mediano. cioè, già virà. Non ha senso. Gran peccato. Check per un po'. Si va a fare il... i cazzi suoi. sono già stancato questo check qua. No, mi chiamo, un Conveningius posso utilizzare Vabbè. Battute finali ragazzi, che tra un po' abbiamo finito. Sì, sì, infatti, Camavinga, Camavinga è titolare. Quando sta bene, è titolare Camavinga. Concordo, Darchi. Eh, c'è un video su YouTube dove, dove, dove faccio vedere come lo build. Comunque, vabbè. Così. Faccio vedere. Io ho fatto. Tanto difensivo perché deve comunque coprire. Poi c'è il body type eh, da giocatore che comunque corre a prescindere. È un bel cavallo questo, eh. Allora, per questo giocatore, gli ho fatto passaggio 5, dribbling 6, destrezza 6, eh, forza arti inferiori 5, forza in aria 6 per il contatto fisico più che altro e difesa 12 io l'ho fatto un po' così perché nel contatto fisico a centrocampo ce n'è bisogno non è altissimo però in game fa 77 tiene botta insomma io l'ho fatto in questo modo e mi piace quando gioca è top veramente top è un buon contratto mirato certo non è ai livelli dei contratti mirati dell'anno scorso perché l'anno scorso c'erano giocatori che facevano anche 98 99 e comunque erano forti, Rudiger contratto mirati non me lo dimentico più, insomma era, era forse la versione più forte di Rudiger uscita, ma veramente anche le altre, le altre carte uscite del, del derby, quelle cose lì, erano tutte più scarse di quel Rudiger contratto mirato, e poi vabbè ci sono stati altri, altri giocatori forti, veramente forti, che ad oggi non li propongono più, adesso dobbiamo aspettare il 5 marzo che pare finisca la season, e vedremo cosa mettono fuori, ma ormai l'andazzo è quello. Soltanto i giocatori epici sono di un livello più alto ed è dichiaratamente così facendo con questa scelta pay to win. Eh. Non è che ci giriamo troppo intorno. Eh. Aspetta, aspetta, te lo faccio, ti, ti metto il giocatore, aspetta un attimo. Uh, tanto comunque c'è il video sul canale, lo faccio vedere anche come l'ho buildato. Dopo il tiro. Vai. Tieni conto che a forza in area 6. Difesa 12. Vai. Uh, Magenna è uno sgravato perché c'era veramente poca gente. Poi hanno aggiustato il tiro sulle carte regalate. Sì, carte regalate dipende quali. Black. Perché le carte regalate non puoi neanche. Sì, dovrei farcela, Black dopo. Vediamo. Vediamo, vediamo un po'. Come mi sento? verso le 10:30, e mezza. Così adesso devo ancora finire di mangiare che non ho finito. neanche di mangiare. Magari sul tardi provengo in live. No, la botka è forte, ma questo è più forte. Ma, per, ma più che altro per la, per la presenza che ha. Nel senso, è un giocatore forte fisicamente. Questo, dipendentemente dalle statistiche, è grosso in game, poi corre come un dannato presta tutto campo. Uh, e, e a me piace più lui che Lobotka Lobotka è, è un giocatore troppo leggero per il centrocampo a 3. Se giochi con un centrocampo a 4, già tipo un 4-3-1-2, Lobotka può giocare un po' come Modic, Modic se me lo metti in questo contesto specifico, Modic fa fatica, cioè secondo me. Eh. Eh infatti, Camavinga tiene bene il colpo. L'unica pecca di Camavinga che è che ha forma fisica normale. Però sicuramente questo qua rispetto alle altre versioni uscite in passato è più forte. Eh ma anche il modo di shoot time è forte, però tu mi confermerai, Black, che giocarlo in un centrocampo del genere... Sì, ci sono delle partite in cui corri come un pazzo, perché la partita è anche un po' leggermente scriptata a tuo favore, ma ci sono quelle partite dove è davvero lo, 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 lo scaraventro mia come pochi, eh. E io l'ho visto con quello Potu che rimane una carta fantastica ma che ad oggi non ha valore. Beh, ci è buggato però. Chimici Savo è buggatissimo. Devo vedere una cosa, scusate ragazzi. Perché un ragazzo mi ha scritto in chat, mi ha detto, Geno, ti ho finalmente ci scontriamo. Voglio capire se Andrea... Come cazzo? Vabbè, vabbè potevamo andare nel rasso contro le partite. Cos'è? ha so giocato contro Cozze Velose, forse era lui. Forse era lui. Non mi ricordo. O lui? Da no, lui mi ha messo il. Mi ha messo il. Ha messo il like qua. Mi ha messo il follow sul canale di Esports Rivals. Adesso, giusto? Il ragazzo che ha affrontato con, la, con lo stemma della Roma. Ecco, un Equal. Un Equal 23. Uh, l'ho ripreso quando era la lettera A però perde rispetto agli altri eh sì quello è vero invece il Van de, il Van de pa del pass ti piace? si sì, è molto veloce straveloce quel Van de Ven. infatti sto provando a valutarlo un po' se mi può servire però difensivamente io sono anche a posto qua ma anche su Playstation cioè andare a comprarmi un pass per un giocatore che utilizzerò pochissime volte per fare magari dei delle, delle esotiche o quant'altro non ne vale la pena però è un'ottima carta per chi, non ha, per chi non investe tanto in game o magari non ha mostri come questo guardiol che l'ho sempre consigliato eh. sto guardiol raga io ho sempre detto guardate che è da prendere secondo me Psst, balla, può valere la pena sì chimici baio l'ho fatto differente è da tutto e ti sempre poi lo mando nel gruppo guarda lo salvo sì va benissimo eh, diciamo diciamo anche che comunque chimici è, è un giocatore diverso nel senso che io ho questo qua del Bayer, del, della Germania, ragazzi. La squadra della Germania. Cioè fate le statistiche ma che statistiche c'ha, cioè, statistiche alla mano. Questo è un giocatore fantastico. Questo poteva addirittura giocare al posto di camavinga adesso, eh? La forma fisica incrollabile. Io qua gli ho messo marcatore. Cioè, intercettazione scivolata. Gli ho messo marcatore. Li potrei mettere magari. So, muro non penso possa servire. Però, c'è tutte le abilità di passaggio fatto più di 400 partite, sta carta guardate che è stata una di quelle per la quale io comprai il pacchetto Germania, poi dovete valutare che i pacchetti generici, come, i pacchetti specifici, scusate come questi qua, non li hanno più riproposti, eh. cosa gravissima secondo me, veramente tanto tanto grave. Eh sì, Black, però ci stavano, cioè gente che comunque non si poteva permettere di andare a girare epiche, ma con 15 euro. Uh, sì, anche De Jongoland era fortissimo De Jongoland era straordinario Una carta bellissima, tra le linee bellissimo Perché non, non mi pare fosse un giocatore di chiave Non mi ricordo Comunque, questo rimane una carta fantastica Che dovrei comunque continuare a tenere in campo eh, Perché comunque è forte giocatore del genere Era tra, era tra le linee eh, era, era tra le linee, ok Allora mi ricordavo giusto cioè questo rimane un giocatore secondo me fortissimo, fortissimo. È sotto soltanto al big time. Questo qua. Quindi. E su PlayStation non ce l'ho, tra l'altro. Un giocatore così dinamico mi poteva servire. Vero, vero? Ma De Jong, quello, quello dei Potu è... De De è un giocatore sviluppo. Cioè non lo so con la passiva quanto possa aiutarlo. <coughs> Sì, 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 questo qua è stato il, il, il kibbutz più forte fino a quando non è uscito il big time. Anche le altre versioni che facevano uscire con gli Ambassador, quelle cagate lì, però erano sempre più deboli rispetto a questo. Sì, quello di pagata 150, quello era, era comunque nel pacchetto con, cioè, da 150. Questo con 14 euro te lo portavi a casa. No, Efe, non uscivano più pacchetti del genere. Sicuro, erano secondo me loro non ci guadagnavano molto. Que questi qua sono pacchetti dove comunque loro acquistavano licenze per poterli mettere fuori. Secondo me le licenze gli costavano un po'. Infatti avete visto che a un certo punto hanno tagliato tutti i pacchetti e non ha più messo niente l'anno scorso fino a quando sono usciti i pacchetti con gli allenatori booster. C'è stato un, un periodo morto anche per i pack. Anche quello, sì. Eh, una bictim è forte. Allora, ragazzi, sono in ritardo anche nella chiusura della live. Sono notato non ci stanno neanche i GV da tre. Infatti, cioè, secondo me proprio quelle licenze sono, sono in crisi, ma veramente tanto in crisi. Ragazzi, io vi devo salutare. Vi lascio. Io ho preso, preso un Ruben Dias assurdo, anche il Rubén Dias, quello del pacchetto del Manchester, del Manchester City. Ma lì non ci guadagnano. Secondo me a lungo non ci hanno guadagnato e quindi non hanno. Non hanno neanche più riproposto quei pacchetti lì. Mettono, ci mettono ogni tanto quei pacchetti contestuali con i giocatori delle leghe, l'Inglish League, la, il campione italiano, e li lasciano lì per tipo tre mesi. sapete a vedere, ci sono già da due mesi quelli che abbiamo lì, con Alaba e quant'altro, perché gli conviene più tenere quei pacchetti lì piuttosto che mettere giocatori settimanali che mettevano prima, che comunque era carino come, come cosa. Alla fine, ripeto, chi non, non può shoppare nel gioco. Almeno ha la possibilità di poter prendere dei giocatori. È vero che sono massimo tre giri, però nel caso, con Ruben Diaz è stato paragonabile a un epico per una fracca di tempo. È vero. Allora, ragazzi, io devo scappare, devo scappare perché. devo scappare perché sono in ritardo. Vado a finire di mangiare qualcosina, e nel caso sul mio canale dovrei esserci dalle 10 e mezza in poi. Però vi, vi, vi aggiorno tramite i miei social. Uh, Tra te su Telegram, è forte, eh, Perché è forte, fortissimo. Contro lo corpo, <ride> contro lo corpo, cazzo, 92. Esistenza 96. Sì, un gioco. Forse questo è più forte. Questo che ho io forse è più forte difensivamente, sapete. Potrebbe essere. Però in tutto il resto perde. Perde sicuramente. Quindi, vabbè, il big time è il big time. <ride> ragazzi, nel caso ci vediamo dopo. Grazie mille a tutti. Mi raccomando, supportate tutti i ragazzi del canale di Esports Rivals. Tutti i bravi streamer, tutti i bravi ragazzi. Vi ricordo che arriveranno tornei giganteschi a breve, quindi rimanete sintonizzati. Ci vediamo a... Se riesco sul mio canale, grazie mille a tutti per essere stati in mia compagnia. Vi auguro una buona serata e come sempre, bocchino a tutti! Ciao ragazzi.